Se ne è un equivoco perché qui si continua a ripetere che il reddito di cittadinanza non è presente nella legge di bilancio, ma non deve essere presente. Nella legge di bilancio ci sono gli stanziamenti, ci sono le risorse per farlo, ma come è successo in tutti gli altri anni precedenti, il tema reddito di cittadinanza verrà approvato e verrà introdotto attraverso un decreto collegato e questo sarà fatto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Quindi, continuare a ripetere che non è previsto il reddito di cittadinanza o la quota 100, sono previste le risorse, ma nella legge di bilancio non ci devono essere queste cose. È tutto normale, ha detto Carelli. È normale che siano i decreti collegati a introdurlo. Ma in realtà non è che l'abbiamo detto noi, l'avete detto voi che sarebbe stato nella manovra di bilancio. E nella manovra di bilancio i decreti collegati fanno parte della manovra di bilancio. No, aspetti, si può fare in due modi. È un fatto tecnico. Non è sempre così, anzi molto spesso quelle previsioni, per esempio alcune riforme addirittura delle pensioni, erano esattamente dentro la manovra di bilancio, ma voi nella manovra di bilancio trovate di tutto, dall'Accademia della Crusca ai grandi investimenti. Vabbè, esatto, l'assalto alla diligenza, che si fa sempre la diligenza, cioè, è una roba abbastanza storica. Però ci sono i fondi per queste cose. Però quello no, che c'è Conte che sta trattando e ancora non possono scrivere niente di certo. Ma forse il dramma vero è quello del deficit, che ha detto giù una cosa, forse la Scani che mi fa pensare, perché se è 1,9 e 2,4 cambiano le risorse, cambia tutto sostanzialmente. Il punto è che se c'è quel numerino là, come si suol dire, significa che tu devi togliere almeno 12 miliardi da quella manovra. Ad occhio,